Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti alla nostra trasmissione di Sport per Tutti, una trasmissione fortemente voluta dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Comitato di Pisa, per trasmettere a tutti, per l'appunto, i valori del fare attività, del muoversi, del tenersi in forma. Stamattina parleremo di ciclismo, lo faremo con due ospiti, come al solito, particolarmente impegnati in questo tipo di attività. Ve li presento immediatamente nel ringraziarli ovviamente di essere qui con noi. Abbiamo Cinzia Simonelli, vicepresidente nazionale della Lega Ciclismo della UISP, quindi diciamo un riferimento dirigenziale importante per quanto riguarda tutta Italia, e Vittoriano Mattonai, che è il segretario della Lega Ciclismo di Pisa e un amatore del ciclismo da sempre, un animatore della Lega Ciclismo a tutti i livelli ormai da tantissimi anni. Partiamo da Cinzia Simonelli, vicepresidente nazionale della UISP, un impegno importante, un impegno dato a una donna, quindi anche una cosa molto particolare rispetto alla Lega Ciclismo. Come ti stai trovando in questo ruolo nazionale di vicepresidente della Lega Ciclismo? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Dunque, l'impegno è notevole, nel senso che è la prima volta che mi ritrovo ad affrontare problematiche di questo tipo. Comunque la Lega Ciclismo Nazionale è attiva appunto su tutto il campo, impegnandosi seriamente nell'organizzazione delle corse, nella tutela dei ciclisti, quindi tenendo conto quella che è la sicurezza per i nostri corridori, e sicuramente l'impegno nei prossimi 3 anni da affrontare sarà notevole, però sicuramente soddisfacente per tutti. Bene, allora Vittoriano Mattonai è il segretario della Lega Ciclismo di Pisa e quindi un grosso conoscitore, diciamo, di quelle che sono i numeri, le situazioni interne all'attività e così via. Ecco, quali sono i numeri della Lega Ciclismo a Pisa e più o meno la mole di attività che fate? Allora, io mi occupo principalmente di quanto sono l'attività nel contesto della provincia. I numeri nostri a livello regionale sono praticamente di un buon tesseramento su tutto il territorio, e in base a 1340 amatori che sono sul territorio. Fra questi, in questo numero ci sono anche un 20% di cicloturisti che non fanno il vero agonismo, ma sono sulle strade, diciamo, per o mountain bike o gare di cicloturismo o altre cose, e quindi riescono a stare nell'attività. E noi riusciamo a fare durante l'anno circa 25 manifestazioni, fra cui delle gare molto importanti, perché diciamo la nostra provincia è un pochino presa dopo l'Emilia Romagna, diciamo, dove c'è un numero maggiore di corridori da parte dell'UISP. Noi siamo un pochino più quelli affidabili per la sicurezza e per la concretezza nel promuovere e nel fare le gare ciclistiche. Quindi tutto sommato ci avvaliamo di 11 giudici che sono ben formati. Prima facciamo la formazione provinciale, poi regionale, poi nazionale, e i giudici che abbiamo sono a livello già regionale e qualcuno già nazionale. Pertanto riusciamo a completare il contesto, la definizione della gara, in quanto abbiamo i mezzi per poterlo fare, sia l'ordine d'arrivo, sia con le telecamere, tutto quello che occorre per dare certezza ai corridori, e il nostro operato è veramente di un certo livello, in modo che anche come tempi, come tutto. Quindi numeri molto alti, più di 1300 corridori, 25 corse organizzate oltre quelle regionali e nazionali, vista l'affidabilità del gruppo, gruppo di lavoro. Esatto, ci vengono assegnate molte gare.
da questo punto di vista, chiaramente non è qui con noi Dino Marianelli, che è il presidente della Lega Ciclismo, che sarebbe dovuto essere qui con noi, ma purtroppo, e gli facciamo gli auguri, ha una visita e non poteva disdirla, per cui da questo punto di vista è comunque qui con noi, anche perché il presidente della Lega Ciclismo di Pisa, come dire, è davvero la memoria storica del ciclismo, del ciclismo WISP, non, non soltanto pisano. Per quanto riguarda Cinzia, il nostro impegno, diceva giustamente Vittoriano, ci impegniamo nella formazione soprattutto dei giudici in modo tale da garantire la qualità delle nostre manifestazioni, che sono sempre molto ben partecipate, però ci impegniamo sicuramente anche in altre direzioni, per esempio il doping. Ora in questo momento chiaramente siamo sotto l'occhio del ciclone rispetto a questa disciplina, ma succede periodicamente. Qual è l'impegno generale della WISP su questa cosa? Sì, certo, attualmente il ciclismo, come lo è stato anche in passato, siamo un po' bersagliati dal punto di vista mediatico, perché spesso troviamo notizie riportate sui giornali di ciclisti che sono stati trovati positivi. L'impegno della WISP naturalmente è quello di combattere questa piaga che purtroppo è sempre più dilagante in questo sport, intensificando i controlli, perché ultimamente, negli ultimi mesi, a varie gare, sia di livello mondiale come il trofeo Ridato di Pontedera, o comunque altre gare forse meno importanti, abbiamo avuto la presenza dei NAS con i controlli a tutta una serie di ciclisti, e questo naturalmente con la speranza che sia da disincentivo a usare appunto sostanze per migliorare le prestazioni, e questo anche a livello nazionale sicuramente è una battaglia che vogliamo vincere, perché ripeto, il ciclismo è uno sport pulito, perché anche la maggior parte dei partecipanti lo è, quindi solo in piccola parte sono coloro che purtroppo usano sostanze non lecite. Certo, la nostra attenzione ovviamente è sempre rivolta non al risultato, ma allo star bene, allo stare insieme, a fare, come dire, della propria passione, diciamo, l'elemento portante del nostro fare attività, no? Vittoriano ne è un esempio concreto. Ecco, cos'è che spinge una persona come te, che ovviamente ha tutta una serie anche di altre cose da fare, prima il lavoro, poi la famiglia e tante altre cose, comunque essere la domenica mattina prestissimo insieme a tutto il gruppo della gestione delle corse a tenere in piedi questo meccanismo per permettere a così tante persone poi di sviluppare anche proprio in quella mattina tutto il lavoro che fanno durante l'anno? Prima di tutto è la passione, va bene, perché viene da lontano, e quanto da ragazzo sempre stato appassionato di ciclismo, e poi ho avuto due figli che hanno fatto i ciclisti, quindi finita loro l'attività, diciamo, giovanile che hanno finito, io mi sono subito messo a occuparmi di ciclismo insieme a Marianelli, e ho sempre dato un contributo anche di, non è solo la passione, la volontà, più che la volontà di volere essere sempre più attento a delle cose, come sono una persona molto diciamo un po' pignola, ecco, qualcuno dice sono pignolo, e a questo punto diciamo che mi ritrovo a propormi, diciamo, anche con le società sportive che organizzano le varie manifestazioni, ci troviamo a renderci proprio, dargli quella certezza, sicurezza del nostro impegno. E questo è sempre stato, ecco perché la mattina a ogni appuntamento siamo i primi a arrivare, diamo questa sicurezza di non mancanza all'ultimo momento, e arrivando per tempo tutto il gruppo, perché organizziamo i servizi, tutto il gruppo arrivando per tempo riusciamo a partire all'ora preposta, che come iscrizioni e diciamo e la manifestazione ci troviamo veramente avvantaggiati, diamo la sicurezza alla società della, diciamo, di questa manifestazione che loro mettono in campo, noi gli diamo proprio un'assicurazione, non è una certa assicurazione. E questo sempre nel tempo, ormai anch'io, diciamo, sono
dall'85, quindi mi sembra siano gli anni, siano tanti, perché mi occupo nel ciclismo dell'ISPE dall'85. Accidenti. Questo. Cinzia, tu sei una professionista, sei una persona, come di, che ha un lavoro importante. Com'è che si coniuga, so che ti incontro spesso sul Viale d'Annunzio in bicicletta, ecco, com'è che si coniuga questa passione, questa tua attività di ciclista, no? Di dirigente con la tua attività professionale? Ma sicuramente quando, hai detto giustamente, c'è la passione, si riesce sempre a trovare il modo, il tempo di fare sia attività fisica sia occuparsi anche delle cose burocratiche, quindi riunioni del Consiglio regionale, nazionale, insomma. E con la passione si riesce a fare tutto, e poi sicuramente il ciclismo, non lo voglio dire io che sono il vicepresidente nazionale, è sicuramente lo sport che ti permette di stare all'aria aperta, di conoscere, di avere contatti con svariate persone, e quindi la passione aiuta anche a trovare il tempo per fare l'attività vera e propria, sì. Ecco, questo ci piace, perché ci piace sottolinearlo, perché spesso si pensa ai dirigenti di un'associazione, come dire, come a quelli che si occupano magari, che ne so, dello Stato, piuttosto che non di servizi, no, amministrativi. In realtà spesso, ecco, qui ci sono due casi abbastanza, come dire, comuni, specialmente nel ciclismo, poi la Toscana è terra di ciclisti, certo. Per cui da questo punto di vista diventa anche facile, cioè sono sempre persone che, diciamo, hanno fatto ciclismo e si sono appassionati a questo sport, magari in famiglia qualcuno ha continuato a farlo, come nel caso di Vittoriano, e poi si rimane legati alla volontà di farlo diventare sempre più bello, sempre più importante, sempre più piacevole per tutti. Questo è un po' il sottofondo che sta dietro, lo sfondo integratore che sta dietro alla qualità delle attività che noi svolgiamo. Diceva giustamente Vittoriano, le nostre società sportive si sono abituate a una qualità di intervento molto alta, sia in termini di sicurezza, sia in termini di lavoro sugli arrivi, sia in tutti quelli che sono i servizi collegati. Proprio per questo abbiamo intenzione di far fare a tutto il gruppo un ulteriore salto di qualità, che sta in un'informazione ancora più coerente, ancora più precisa di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Per questo abbiamo pensato, insieme alla Lega Ciclismo di Pisa e soprattutto al coordinamento del trofeo Ridato che gestiamo proprio nella nostra provincia, di coinvolgere le nostre società sportive, tutto il gruppo dirigente, in una impresa ancora più complicata di quelle che siamo soliti fare sulla strada, che è quella di informare, di comunicare a tutti i nostri soci e non solo, tutto ciò che faremo in questo anno nelle nostre attività e nel nostro vivere quotidiano. Lo faremo attraverso una trasmissione la cui prima sarà proprio nel mese di dicembre, l'11 di dicembre alle ore 21, sempre su canale 50. È una trasmissione completamente gestita dai ciclisti per i ciclisti, in modo tale che i nostri amatori, ma anche le loro famiglie, ma anche chi ama lo stare in bicicletta, lo stare sulle due ruote, possa avere uno spazio dedicato dove non si parlerà ovviamente soltanto di corse, si parlerà ovviamente in particolare delle corse, delle attività sportive che facciamo e così via, ma si parlerà anche di piste ciclabili, dell'importanza della bicicletta come mezzo di trasporto, del connubio sempre più presente tra ciclismo e turismo. Ecco, Cinzia, anche questo è un argomento che so che voi discutete in maniera abbastanza quotidiana. Il turismo e il ciclismo possono effettivamente, migliorarsi a vicenda? Questo sicuramente, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che di tutti i nostri tesserati cicliste solo una parte
è quella che si dedica all'attività agonistica vera e propria. Tutti gli altri sono coinvolti, vanno in bicicletta o per puro piacere o comunque per creare anche iniziative legate alla scoperta di nuovi territori, a percorsi gourmet all'interno della nostra Toscana, che ha percorsi bellissimi e zone sicuramente che meritano di essere viste anche in bicicletta, e con la possibilità appunto di coinvolgere anche tutta la famiglia. E quindi sicuramente è un connubio turismo e bicicletta e ciclismo che non può che migliorarsi e aiutarsi a vicenda per queste nuove iniziative. Ecco, un argomento quindi sul quale tutta la Lega sta lavorando e di cui daremo, come dire, in questa trasmissione che sarà ogni 15 giorni, sempre alle 21 il mercoledì su Canale 50 a partire dall'11 dicembre, per dare tutte le informazioni possibili anche su eventuali percorsi turistici che alcuni dei nostri ciclisti hanno magari sperimentato con grande interesse, no? Per cui daremo uno spazio grande, diciamo, anche all'autoproduzione, al ciclista che in qualche modo fa un percorso e lo vede talmente bello che lo vuole in qualche modo far fare anche ad altri, certo, condividere con gli altri. Ma ritorniamo un momento alla nostra organizzazione e al nostro essere puntuali nel garantire sicurezza ai nostri corridori, perché questo è un elemento molto importante. Certo. Il ciclismo è un'attività che dal punto di vista appunto delle corse si fa sulle strade, mm-hmm, e spesso purtroppo siamo costretti a vedere anche incidenti anche gravi purtroppo, certo, no, al nostro interno. Certo. Per cui la sicurezza è importante. Voi avete deciso un'organizzazione che vede le società sportive in prima fila per l'organizzazione. Certo, ecco, certo. Ci puoi descrivere un po' come funziona? Diciamo che sono loro che praticamente chiedono a noi sul calendario la possibilità di fare delle determinate gare, che sono un pochino anche gare che vengono da lontano, quindi sono sempre state sempre quella data, quel periodo, eccetera, e poi ci sono qualcuna che nasce strada facendo. Se torno indietro un attimo, devo dirlo, noi all'inizio che ho cominciato c'erano delle società che facevano delle gare veramente impossibili come organizzazione, come intesa di gara. Si parte, e purtroppo col tempo qualcuno, non tanto la società, ma qualche organizzatore abbiamo fatto smettere, perché ci voleva prima di tutto la sicurezza dei corridori. Questo si è marcato più di ogni anno, fino ad arrivare a rimanere con quelle società che quando si presentano noi gli chiediamo le nostre particolarità di tipo organizzativo al di fuori del quale non si può fare la manifestazione. Ci vuole prima di tutto la sicurezza, non è tanto che uno mette il cartello una gara e che poi non ha i requisiti per poterla effettuare. E quindi questo nel tempo ha fatto sì che sono emerse, diciamo, delle gare anno dopo anno, sono quasi sempre quelle, almeno arrivano di nuove perché qualche società sportiva che viene da un'altra provincia cerca di volere cerca la nostra organizzazione per avere determinati risultati nella loro organizzazione, diciamo, no, se venite voi. E quindi abbiamo già queste già richieste da tempo, e quindi diciamo noi nella qualità e sicurezza siamo stati premiati nel tempo, quindi le nostre gare, diciamo, al 100% sono quelle che vanno, diciamo, finiscono sempre in meglio. Via. Beh, questo mi sembra, come dire, un ottimo biglietto da visita. Una cosa importante anche quella, come dire, di divulgare anche laddove magari si è un pochino più indietro le buone pratiche. Questa è una cosa importantissima all'interno delle associazioni, e forse sta proprio qui il ruolo di un'associazione che è anche regionale e nazionale, no? Cioè che quindi non si limita all'organizzazione della singola gara, ma ha
mettere in moto un meccanismo di coscienza ampio e diffuso all'interno di tutti i suoi soci. Chiaramente il ciclismo, la Lega Ciclismo della WISP non si occupa soltanto, si diceva prima, di corse, non si occupa soltanto di turismo, si occupa anche di diffusione della pratica dell'uso della bicicletta come mezzo di locomozione. Tanti anni fa, proprio a Pisa, tra l'altro Pisa è una città che da questo punto di vista si presta particolarmente, il Comune di Pisa ha messo in piedi, forse unico in tutta Italia, una consulta delle biciclette dove passano tutti i, come dire, i progetti che riguardano la mobilità, la costruzione di nuove strade e così via, per renderle agibili anche a questo mezzo di trasporto. Ha messo in piedi però, dicevo all'inizio, come dire, una manifestazione che è la sintesi, diciamo, di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Bici in città. Ecco, cosa mi sai dire, Cinzia, di Bici in città come diffusione, come marchio? Beh, sicuramente è una manifestazione che ormai è qualche anno che si svolge a Pisa e non solo, ma in tutte le città dove c'è comunque una lega ciclismo. È sicuramente qualcosa da incentivare, da incrementare e per coinvolgere la maggior parte delle persone, perché bene o male la bicicletta, anche chi non usa quella da corsa, la bici da strada la usa sempre e comunque anche per i piccoli spostamenti città, quindi è una manifestazione che coinvolge e vuole coinvolgere le famiglie e passare una giornata scoprendo anche lati, zone della città che forse non conosciamo, come, e quindi c'è l'impegno da parte della Lega Ciclismo a incrementare e incentivare questo tipo di iniziative. Bene, allora io vi ringrazio, ormai come al solito il tempo è tiranno, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, ma avremo modo di dirle, di ricordarle a tutti i nostri telespettatori attraverso questo appuntamento che, vi ricordo, sarà ogni 15 giorni gestito direttamente dai dirigenti della Lega Ciclismo, dai corridori, dagli appassionati di ciclismo, che verrà in qualche modo coadiuvato dal coordinamento del Trofeo Ridato, che ovviamente si è molto impegnato perché questa trasmissione potesse prendere il via. Sarà ogni 15 giorni, lo ripeto, sempre alle ore 21 il mercoledì su Canale 50 a partire dall'11 dicembre. Vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo fra 15 giorni.